perché oggi c'è un curatore fallimentare qui che deve in qualche maniera far andare avanti con poco di manutenzione nell'azienda per trovare un compratore valido. Chi può venire qui un compratore valido se noi sull'amiante si danno prospettive? Se l'amiante incomincia, come una volta era, si chiamava Progetto Amiata, e a quei tempi la regione ci si impegnò fortemente con i finanziamenti, con le prospettive eccetera, o si riaprono queste prospettive oppure qui siamo ormai alla morte civile, è inutile parlarsi. Io credo ma se ancora c'è un ponte sulla cassa dopo un anno e mezzo non siamo riusciti nemmeno a fare un provvisorio, che è la strada principale di questo paese, ma come possiamo pensare di portare un'imprenditoria qui? Come possiamo essere ancora capaci e forti qui quando la geotermia all'Amiata è sempre stata massacrata con fronte agli altri paesi geotermici con delle risorse che non finiscono più? Qui la risposta deve essere forte, perché la geotermia all'Amiata gli fa i certificati verdi.